dell'ASL che sia andata via senza nessuna comunicazione, nulla posso dire perché i contatti li ha avuti lei e quindi prendo per buono quello che lei ha asserito, che è stata una scelta diciamo presa in solitaria da parte del direttore responsabile del servizio 118. Il dato, e concludo Presidente, però, che bisogna portare in evidenza è che sono passati oltre 2 mesi. In questi 2 mesi ci sono stati innumerevoli interventi del 118 sulle zone Casale, Paradiso, Mater Domini e zona nord della costa. In alcuni casi ci sono stati casi anche molto gravi che avrebbero potuto portare, se non ci fossero stati altri interventi, a delle conseguenze gravi, conseguenze gravissime sulla salute e l'incolumità delle persone. E pertanto aver perso 2 mesi e mezzo lasciando scoperto un intero territorio, invece questa sì che è una responsabilità politica di questa amministrazione, della quale io mi immagino, spero e mi auguro, Sindaco, lei in qualità di massimo rappresentante della salute pubblica in città, massimo rappresentante, aveva, come ha, tutti gli strumenti, io dico sempre per battere in maniera figurata i pugni sul tavolo del direttore sanitario, del direttore del 118, per non dire del direttore generale, per rivendicare un servizio che per 6 lunghi anni ha operato in maniera encomiabile salvando vite umane su quel territorio. E io sfido chiunque, Sindaco, mi auguro che non succeda, dovesse succedere l'irreparabile, in questo arco temporale, fin tanto che lì non arrivi la postazione del 118 per un ritardo, perché ci vogliono non meno di 25 minuti dall'ospedale X di Summa, cronometrati, per arrivare sul territorio del Casale del Paradiso, sul territorio, qualcuno ne dovrà rispondere. Assolutamente d'accordo. Grazie consigliere.